Eccomi tornata con un nuovo video. Questo è un video che mi è stato richiesto da una ragazza che mi segue sempre. Saluto e mando un bacione. E si chiama Rossella e appunto mi aveva chiesto in un commento se potevo fare dei video dedicati ai pennelli. Devo dire che io non ci avevo mai pensato perché è una cosa che do molto per scontata, ma ovviamente sbaglio perché la prima è mia madre che usa pennelli a caso. E quindi ci tenevo a fare questo video. Spero soprattutto che non venga un video molto lungo, comunque per evitare ciò. E oggi parlerò solamente dei pennelli per il viso e in un prossimo video farò i pennelli per gli occhi. E mentre parlerò, vi apparirà da qualche parte qui un mini video dell'applicazione, perché magari a parole è un pochino più difficile da spiegare. Inizierei subito e ovviamente vi mostro i miei pennelli che ho. Iniziamo direi dai pennelli per fondotinta, quindi il primo step che solitamente si fa durante il trucco. Mi scuso se vedete i pennelli sporchi, ma li ho appena utilizzati appunto per fare i mini video che vedete. Il primo pennello che voglio farvi vedere è questo qui di Kiko, che è il Face 105 ed è un classico pennello a lingua di gatto con delle setole diciamo non molto fitte, molto molto morbide. Questo qui è l'ideale, cioè viene consigliato per l'applicazione di fondotinta liquidi. Ci tengo anche a precisare che magari molte si potrebbero trovare in disaccordo su come io utilizzo alcuni pennelli, ma io sono dell'idea che ognuno utilizza i pennelli diciamo anche proprio in base alle proprie esigenze, a come ci si trova meglio. Quindi secondo me un pennello può avere assolutamente mille usi. Comunque, diciamo, questo solitamente viene usato per il fondotinta liquido. Come vedete nel piccolo video, insomma, dell'applicazione, ho usato un fondotinta liquido di Essence, che è molto molto semplice da stendere, infatti si stende benissimo anche con le mani. Ma appunto volevo farvi vedere la differenza. Io non so se voi riuscirete a cogliere questa differenza dal video. Il problema di questi pennelli a lingua di gatto, che ormai si trovano sempre meno in giro, proprio per l'applicazione da fondotinta, è che quando voi andate ad applicarlo con dei movimenti che vanno dall'interno verso l'esterno, per quanto potete lavorarlo bene, vi rimarranno le strisciate di pennello e questa è una cosa davvero brutta e soprattutto poi va lavorato nuovamente o diciamo con le mani o con una spugnetta e quindi cioè diciamo un po' tutto un cavolo, perché nel senso il pennello serve anche per un'applicazione più veloce e anche più naturale. E questo secondo me non fa assolutamente questo effetto. Dal video appunto vi ripeto, non so se si vede, ma io vi assicuro che c'erano le strisciate di pennello. Quindi questa cosa è, diciamo, un po' mi turba, infatti io non lo utilizzo davvero quasi mai e non è sinceramente un pennello che vi consiglio. Poi, altro pennello da fondotinta che sto adorando è questo pennello qui. Questo qui fa parte di un set di By Coins che vi feci vedere in un video, magari ve lo lascio qui così se vi interessa lo andate a vedere. Si tratta di questo pennello con delle setole molto molto fitte. Mi scuso sempre perché sono sporchi. Come vedete sono davvero molto fitte e va applicato semplicemente con dei movimenti circolari da una coprenza media, insomma questo fondotinta ha una coprenza media, ma davvero molto molto naturale. Oltretutto si stende in fretta, viene un risultato uniforme, perfetto e quindi con questo pennello secondo me si ha un'applicazione ottimale anche in tempi molto molto brevi perché non c'è bisogno di stare a lavorare troppo il fondotinta. Questi qui comunque sono Simil Real Technique, quindi li potete trovare anche assolutamente sul loro sito. Un altro tipo di pennelli sono i flat buchi. Questo qui è, che vi faccio vedere, è di Neve Cosmetics, non lo leggerete mai, ed è questo pennello che come vedete ha le setole molto 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 fitte. Questo tipo di pennello viene utilizzato soprattutto, perlomeno io lo utilizzo, per i fondotinta in polvere perché danno una ottima ottima coprenza
non dà un effetto pastoso al viso ed è semplicissimo da applicare. Ma non vedete, diciamo, l'applicazione vera e propria del fondotinta perché non ce l'avevo lì a portata di mano, purtroppo. Comunque è davvero semplicissimo perché basta prelevare il fondotinta, scaricare il prodotto e applicarlo facendo dei movimenti circolari, quindi davvero super semplice. Questo appunto è di Neve Cosmetics ed è morbidissimo. Ne ho un altro sempre dell'altro del set di Bacoins che però come vedete non so se si nota ha le setole diciamo più a ventaglio, più allargate, ma anche questo come vedete è super super fitto. E infine ne ho uno di Elf che si chiama appunto Powder Brush e anche questo è bello fitto anche se leggermente meno rispetto agli altri due. In teoria questo lo potreste utilizzare anche per applicare la cipria e per un effetto diciamo magari una cipria colorata per avere un effetto un po' più coprente, però sinceramente non è un uso che mi piace fare di questi pennelli. Passando al correttore, la maggior parte delle volte alcuni correttori, il modo migliore di metterli è assolutamente con le dita, ma altri correttori mi trovo molto bene ad usare pennelli, uno tra i quali è questo della Elf, il Concealer Brush, che ha questa linguettina, diciamo la forma da linguettina di gatto. Le setole non sono molto fitte, ma sono, io non so se riesco a farvelo capire, abbastanza rigide, cioè non è morbido come un pennello d'applicazione di ombretto. Lo uso soprattutto per dei correttori molto pastosi, infatti nel video ho usato quello di Catrice che appunto riesco a lavorarlo bene e come vedete è molto molto piccolino, anche a raggiungere le zone diciamo più difficili come l'interno dell'occhio. Altro pennello da correttore, sempre un pennello Elf, ed è il Small Stipple Brush, che è un due fibre molto piccolino, non so se riuscite a cogliere la grandezza, e questo mi piace tantissimo da utilizzare con dei correttori molto liquidi. Nel video ho utilizzato l'Instant Anti-Age della Maybelline, che non è, diciamo, secondo me, perfetto per questo tipo di correttore, ma quello che avevo liquido l'ho finito e lo usavo infatti con un correttore, avevo una mini size di Lancôme che era molto liquidino rispetto agli altri e appunto proprio picchiettando sulla zona dà una coprenza altissima e viene davvero un bellissimo effetto uniforme. Quindi questo qui per quei tipi di correttore secondo me è davvero il top. Passando alla cipria, e solitamente per la cipria viene utilizzato un Kabuki. Questo qui è il Kabuki Face Brush DF, che come vedete è ampissimo ed è davvero molto molto fitto. Io in realtà non vado matta per i Kabuki, perché trovo che diano un'applicazione molto grossolana. Quindi, insomma, se vi interessa di mettere la cipria al volo, sicuramente è comodo ed utile. Ma secondo me non è, diciamo, perfetto per mettere la cipria in modo più preciso ed omogeneo, diciamo. Per un'applicazione, infatti, di questo genere preferisco dei pennelli un po' più piccoli, come ad esempio questo qui di Catrice, che come vedete è molto più piccolino rispetto, ve lo faccio vedere, al Kabuki e soprattutto è meno ampio. Penso che questa cosa si noti moltissimo e quindi riesco a mettere la cipria anche nei punti più difficili da raggiungere, quali gli angoli del naso e sotto gli occhi per fissare il correttore. Quindi, secondo, cioè, io almeno mi trovo molto molto meglio con dei pennelli del genere. E un altro pennello che adoro per l'applicazione della cipria è questo qui di Neve Cosmetics che fa parte del set Acqua. Anche questo è morbidissimo e come vedete non è molto grande, quindi riesco ad applicarla in modo molto omogeneo e raggiungendo anche le zone un pochino più difficili. Passando al blush, qui ne ho una marea, perché non so perché. Allora, di solito vedete sempre utilizzare questi tipo di pennelli angolati, che diciamo a me non sono quelli che piacciono di più. Questo qui è di Kiko ed è il Face 103. Comunque per l'applicazione del blush la cosa più bella è che dovete sorridere
appunto picchiettare il blush dalla guancia verso la tempia, se volete anche un effetto diciamo un po' più allungato, più bello secondo me. E quindi questo qui è in assoluto quello che viene utilizzato e di più anche nei video delle altre ragazze, ma non è quello che utilizzo di più io in realtà, perché io utilizzo molto di più i semplici pennelli da viso, che però come vedete sono molto piccolini rispetto ad esempio a un pennello da cipria. Quindi, essendo più piccolini, riesco ad applicare bene il blush, diciamo, senza andare in altre zone. Questo non andomi sopra perché lo comprai a Cosmo Proof da un rivenditore asiatico e vi dico che è di una morbidezza fantastica, veramente fantastica. Ed è assolutamente quello che uso di più. Utilizzo anche tantissimo questo qui della e.l.f., che appunto si chiama Blush Brush, che però rispetto agli altri ha una forma leggermente più affusolata, diciamo a tulipano, a goccia, sì, a goccia. E quindi risulta ancora diciamo più piacevole secondo me mettere il blush, mi piace infatti tantissimo. Infine un altro pennello che mi piace molto per il blush è questo qui, sempre di Neve Cosmetics, sempre del set acqua. E la differenza con gli altri pennelli, il set acqua, è che sono più corti, più piccolini. Infatti nasce come set da viaggio. E come vedete anche questo è molto piccolino e perfetto per il blush. Mentre quelli ovviamente sono per i blush in polvere. Per quanto riguarda il blush in crema, utilizzo un duo fibre. Questo qui, questi che vedete con il manico rosa, ma se non sbaglio c'è solo questo, fa parte sempre di un altro set che presi su By Coins. I duo fibre, come vedete, sono caratterizzati dal fatto che hanno le fibre di due colori. E questo qui, è comodissimo per il blush in crema. E prendete il prodotto e lo picchiettate sulla guancia per avere, diciamo, un'applicazione, come posso dire, più naturale possibile. Perché con il blush in crema, secondo me, rispetto già a quello in polvere, è molto più difficile prelevare la quantità di prodotto giusta. E in più, se la si preleva e si fa così come si farebbe con un pennello normale, vi verrà una striscia. E i blush in crema hanno, almeno la maggior parte, la particolarità di asciugarsi in fretta, quindi poi non è più possibile stare lì a lavorarli. Quindi, secondo me, il modo migliore è quello di picchiettare, soprattutto di prendere poco prodotto alla volta. E passiamo ai pennelli per contouring. Io adesso vi parlo della terra da contouring, ma secondo me i pennelli che prima vi ho fatto vedere per la cipria, e soprattutto questi due, quindi quello di Neve Cosmetics e quelli di Catrice, sono perfetti anche per applicare una cipria colorata, quindi per un effetto comunque diciamo sano, e sia una terra abbronzante, perché comunque come vedete andate a prendere i punti che volete, non è troppo grande, quindi secondo me sono perfetti questi due. Per quanto riguarda invece il contouring, quando voglio un contouring molto definito e preciso, tendo a utilizzare anche questo di By Coins, questo pennellino che in realtà diciamo si trova nel set da occhi, è un pennellino leggermente angolato, molto molto fitto. Essendo piccolino riesco proprio a fare la linea precisa che voglio del contouring, quindi secondo me per l'applicazione della terra è fantastico. Nel video sto utilizzando la Bama Mama di The Balm. Per sfumare la terra utilizzo questo pennello di Essence, che io tra l'altro l'avevo preso per la cipria, ma dalla bustina, dalla confezione non avevo capito quanto fosse piatto, fino, insomma, pensavo che era più cicciottone. Infatti lo trovo davvero perfetto per andare a sfumare la linea appunto di contouring o comunque anche per applicarlo direttamente. Infine altri due pennelli che secondo me sono perfetti per il contouring. Uno potrebbe andare a sostituire quello piccolo d'applicazione ed è questo qui, che come vedete è fatto a punta e quindi comunque potete andare a creare la linea. Certo, non sarà diciamo fina e precisa come con un pennello piccolo, ma senz'altro secondo me va benissimo. Oppure secondo me se si vuole un contouring molto molto veloce e grossolano, diciamo non precisissimo, questo pennello a me piace tantissimo. È un pennello, come vedete, leggermente
obbligo ed è molto molto fitto e quindi secondo me dà veramente un bel effetto. L'unico accorgimento che bisogna avere con questi pennelli molto fitti è di prelevare pochissimo prodotto, soprattutto se, come ad esempio nel caso della Dera De Balm, si tratta di un prodotto molto molto pigmentato, perché avendo le setole così fitte non si va a perdere il prodotto, ma diciamo l'applicazione è super super pigmentata. Quindi non so se mi sono fatta capire su questa cosa, ma attenzione. Infine, gli ultimi due pennelli che vi faccio vedere sono per l'illuminante. Mi sto trovando benissimo ad usare per l'illuminante questo pennello di H&M della linea Divided. In qualche H&M sicuramente lo trovate ed è questo pennello fantastico perché, come vedete, ha forma di cuore. L'ho anche già lavato più volte e non si sforma assolutamente. È morbidissimo e, come vedete, non è molto fitto. E quindi lo trovo perfetto per l'illuminante perché, proprio non essendo molto fitto, non raccoglie troppo prodotto e soprattutto per l'illuminante bisogna stare attenti perché altrimenti viene tipo un effetto lampadina. E quindi questo appunto lo mettete dove appunto volete illuminare il viso. Per un'applicazione diciamo più precisa, preferisco usare anche qui un pennello che in realtà è da occhi e, come vedete, è molto più ampio rispetto a quello di prima, ma anche questo è molto fitto. E di solito questo pennello lo utilizzo per applicare l'illuminante sull'arcata, nell'arco di Cupido, quindi nelle zone più piccoline, più difficili magari per applicare con un pennello grande. Un altro uso che faccio spesso di questo pennello è quello di prendere la cipria e di fissarla sotto al correttore, cioè sopra il correttore. Questi qui erano i miei pennelli per il viso. Spero che questo video vi sia stato realmente utile. E spero insomma che vi sia anche piaciuto di non essermi dilungata troppissimo. Vi mando un bacione, aspetto i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao ragazze, eccoci qui con la prima puntata della Shock Review.